Eccolo! Cazzo, ragazzi, ho il cuore che mi sta esplodendo. Bella, ciao a tutti, benvenuti, benvenuti nella mia prima diretta, Checchio. Come va? Grandi, mi piace l'hype. Ciao a tutti, benvenuti, benvenuti. Grandi, siete pronti? Allora, raga, per adesso ho un moderatore che è un mio amico. Questa cosa è importante. Se volete, fate comando moderatore, punto esclamativo moderatore, ci sarà un link e lì avrete l'accesso ad un form dal quale potete comunque diventare, diciamo, se vi scelgo, nel senso dovete dimostrare di essere alla portata, diventare moderatori del canale. Sì, tutto attaccato però. Così, guarda. Oh, cazzo. Pronto. Io qua ho paura di sbagliare i tasti, cazzo, di chiudere la diretta, minchia. Con i settings mi sono un attimino incasinato. Infatti in questi giorni mi stavo proprio organizzando per rendere tutte queste cose fatte bene. Ok, ce l'avete fatto. Non ho capito perché escono queste percentuali, simboli di Streamlabs. Vedi che c'è il simboletto percentuale. Boh, magari qualcuno di voi può aiutarmi. C'è qualche streamer tra di voi? Ah, ecco, e poi per le sub ancora non posso, raga, non sono affiliato, cazzo. Devo fare tipo minimo 7 giorni di stream. Vabbè, 50 follower che comunque ci sono. E minimo tot ore per ogni stream. Quindi penso di sbloccare l'affiliato e quindi la possibilità che vi potete subare fra... Forse entro la prossima settimana. Comunque... Ciao! Criciala? Che cazzo si pronuncia? Ah sì, mi ricordo di te. Grande. Sei un rich streamer. Sto pensando di creare questa cosa, raga. Per i migliori avrete il titolo di rich streamers. Mica, già chiedendo le componenti, raga. Fate comandino Amazon. Ho aperto uno shop su Amazon, poi andate sul mio setup e lì trovate una lista delle mie componenti. Non me le ricordo. Non sono così ascimmiato con l'hardware. Sì, guardate lì. Non trovate proprio tutti i componenti in vendita, però c'è la lista, insomma, da cosa è composto il mio computer, se volete approfondire la questione. Grazie Matte per il follow. Vabbè, siamo pronti, giochiamo. Boh, basta, saluti. Raga, scusate, ma non è che riesco a leggere proprio tutti i messaggi. A meno che, tipo, giro un occhio verso lo schermo e l'altro lo uso per leggere la chat. A quel punto riuscirei. Va bene, cambiamo scena allora. Siamo su FVM. Che ora è? Il server dovrebbe già essere pronto. Allora, entriamo. Boh, raga, per rispetto non ho aspettative. Chi sarà, sarà e amen. Potete essere anche in due.
Potte sega. Piuttosto ditemi se sentite l'audio, se la mia voce si sente abbastanza bene, se sentite l'audio del gioco. Grazie Enzo Rizza. Grazie anche a te Andrimito. Grazie a tutti, cazzo. Grazie a tutti. Finalmente dopo un anno sono arrivato anche qua. Era una strategia, non potevo iniziare a streamare da subito. Avrei streamato per me stesso. Un minimo di qualcuno che guarda ci deve essere. Ciao Manubala. Lunedì. Non credo lunedì, lo sai che in settimana non esisto. Venerdì. Venerdì ci sono. Allora, voi non sapete come sono messo ora nel server. Perché vi ho lasciato quell'ultimo episodio su YouTube dove andavo a recensire locali. Spero vi sia piaciuto. Ho visto che non è piaciuto tantissimo rispetto ad altri. Sapevo che non sarebbe andato moltissimo. Anche uno perché era lungo, molto lungo. E due, so che a voi piacciono le robe criminali e tutto quanto. Però comunque lo volevo fare. Mi piaceva come idea. E l'ho fatto. Quindi voi siete rimasti lì. Siete rimasti che mungevo vacche. Che facevo qualche rapina. Cioè, vabbè, negozietti del cazzo. Le cose qua. Però, guardate dove mi trovo adesso. Vediamo se qualcuno di voi sapeva o sa già qualcosa. Trombone, non spoilerare. Che tu, ovviamente lo sai perché, insomma, Trombone è un mio amico personale. Sì, poi andiamo al il Vanilla, poi ora vi spiego. C'entra anche il Vanilla con la questione mia di adesso. Ciao Antinos. Sì, sono un cazzo di tassista, però è divertente, ora vi faccio vedere. Ovviamente faremo anche roba criminale, non penso proprio oggi. Oggi cazzeggiamo un po' così. Vi faccio vedere un po' come va la vita da tassista di Rich Stream. Allora, innanzitutto, come potete vedere ho le chiavi. Oh cazzo, perché stanno da cazzi suoi? Questo è l'ufficetto. Ci barrichiamo dentro, se no ci rapinano. La mia fobia per essere rapito. Se avete visto tutti i miei video sapete che ogni volta mi ammorbo perché ho paura che mi rapiscano. Viviamoci sto caffettino. Nel mentre che andiamo a prendere il nostro taxi. Ah no, devo anche accedere in radio, aspettate. Oh, mi avanza del sushi da ieri. Sta un po' puzzando. Allora, pistola al secondo posto. Entriamo in radio taxi. Raga, non fate meta, robe così. Radio taxi a 777. Non voglio che nessuno di voi entri a rompere i coglioni, a fare cose. Rispettiamo comunque il roleplay, fin quanto è possibile. Cosa state scrivendo, raga? Io vedo con la coda dell'occhio la chat che sale, però... Cioè, se volete non gioco, sto fermo e chat e parliamo. Facciamo un just chatting. Però, boh, vorrei anche giocare, voglio farvi vedere un po' il todo. Oslan, sai cos'è? Che volevo liberarmi con l'ultimo editing. Volevo togliermo dalle palle perché ci ho lavorato più di una settimana, sia per registrare che per editare. E quindi ho detto, vabbè, ce lo schiaffo tutto e pace, perché volevo iniziare con le stream. Perché dovete sapere che... D'ora in poi streamerò dal lunedì al giovedì, sempre nell'orario di oggi. Quindi dalle 9 alle 11, 11 e un quarto, una cosa simile. Non posso tardare perché io lavoro, la mattina lavoro e... Insomma, non voglio staccare il computer e mettermi a letto perché non ci riesco. Devo avere un attimino di tempo per mollare gli schermi, le cose, poi dormire e attaccare. Quindi diciamo che gli episodi come li conoscete su YouTube sono finiti, però su YouTube caricherò comunque le live, insomma spero che apprezzerete comunque il fatto che da lunedì al giovedì sarò in live, cazzo, sempre meglio di un video di 40 minuti la domenica, no? Metterò le live e niente, comunque raga da qua si prende il tablet, sì, il taxi. Dai.
Ora me ne escono due, cazzo, ora me ne escono due. No. Ciao Atypical. Atypical, mio amico che oltretutto ha anche un canale Twitch e YouTube. Seguitelo. Ah, ecco che è uscito il taxi. Bella Canase, ciao Paolo, ciao Marti. Benvenuti nella mia diretta. Oh cazzo, stavo per far cadere il microfono, porca puttana. Raga, fatemi il favore, chi di voi gioca roleplay e tutte queste cose, quando la gente fa domande, insomma, aiutatevi tra di voi. Età minima, robe così, dipende. Dipende dal server. Tipo su Impero per giocare devi avere minimo 17 anni se non sbaglio e non avere una voce bianca, quindi la... La vocina così, da bambino. Non era proprio da bambino, però... Però magari che so, c'hai 15 anni, hai un po' il vocione, un po' marcato, e dimostri che sei abbastanza maturo e sicuramente ti fanno passare, nel senso non è che ti chiedono il documento, capito? Quindi età minima fino a un certo punto, è importante la voce. Aspetta che cazzo, non sto ragionando però. O parlo o gioco. Riciala. Compila il form. Poi vi seleziono. Vediamo chi mi ispira. Allora, questo è il mio bellissimo taxi. Scusate, ma ho accennato poco fa. Stavo salendo il routino. Allora, mettiamo l'annuncio. E vediamo chi chiama. Ah, qua avevo un Lorex Crocs. Io non mi ricordo chi è Lorex Crocs. Ho scritto questo ragazzo ieri, Mab. Raga, per diventare mod dovete scrivere comando moderatore con il punto esclamativo moderatore. Ci sarà un link con un form. Lo compilate, poi io con calma in questi giorni mi leggo i vostri curriculum. E poi, boh, vediamo quanti chiamarne. Comunque, ragazzi, chiamata taxi. Devo andare, cazzo, devo andare. Taxi, mi serve un taxi. Impostiamo meta. Chiamiamo. Oh, cazzo, non ho attivato TeamSpeak. Porca puttana, me ne dimentico sempre. TeamSpeak sarebbe il programmino per poter comunicare sui server. Ci sei, Ivano? Ah, Ciao, aspetta, io ci vado ragazzi. io. Ciao, sono Rich. Ciao. Ciao, Scusate, avevo benissimo. le corde vocali esplose. Chi sta Ci andando ho alla chiamata. chiamata? Io sono rimasto bloccato all'aeroporto. Vado Devo venire io? col taxi. Vado anche Ah, io, ci Ivano. vediamo, potrei prendere taxi ora io, Dai, vai a prendere Matti all'aeroporto, io faccio la chiamata, dai. eh? Ah, perfetto. Ti mando il GPS. Raga, ora faccio questa chiamata, poi dobbiamo mettere i turni per chi va. Poi ne parliamo. Bene. Brondo? Va bene, ci vediamo lì Mi in sente? centrale dei taxi, eh. Mi sente? Brondo, brondo. Raga, fra un po' leggo la chat, non riesco a fare troppe cose assieme perché mi incasino. Senti? Brondo? Oh, ora sì, ciao, sono Ah, Richstream, il perfetto, perfetto. tassista. Sto arrivando, sono solamente 9 km. Ah, vabbè, mi sono spostato un poco più avanti. Ma hai bisogno ancora di me o no? Non fa niente, ho trovato un passaggio, la L'hai verità. trovato? Allora Sì, dai, non preoccuparti, fa niente. Ciao, ciao, ti ciao, ciao, ciao. ringrazio. Ti ringrazio. Ok, è arrivata un'altra chiamata, mi sa. Ah, sono Mattia. Ivano Zanicchi? Dimmi, eh. Sei tu, vero? Stai andando tu da Mattia? Ok, Sì, ci sto andando io. perché il cliente ha paccato. Comunque, raga, dobbiamo fare i turni adesso, le chiamate che arrivano. Ma mi sa che facciamo il prossimo Mattia, poi ci sei tu e poi io. Ok, facciamo a rotazione. Ah, va bene. Facciamo sempre così anche quando anche oggi abbiamo fatto così. Ah, ok, va bene, sì, giusto che in effetti io non c'ero. Ve l'hanno già spiegato. Va benissimo. Allora, cosa stai scrivendo qua? Cannas... Sta sbrattando. Ma che cazzo? È sbronzo.
Comunque siamo stati un po' al buco, ma non è uscito nessuno. Alla fine siamo venuti qua all'aeroporto e sono arrivati tutti da qua, quelli nuovi. Ora vado io al buco. No, al buco non ci viene nessuno, mi sa, Vabbè raga, qualcuno ogni tanto deve andare lo stesso, quindi ora vado io, sto lì 10 minuti e poi ci scambiamo. Il buco non c'è più buco, ma c'è l'aeroporto, Che cosa il buco, Il buco non c'è più, ora è direttamente aeroporto, Ma davvero? Ma da quando? Da sempre, perché già tante volte che vedo gente che praticamente viene qua, Ma io non ne sarei così tanto sicuro, perché anche ieri ho visto che c'era una mezza persona al buco. Il problema è che quando poi dopo quella mezza persona ci arriva all'aeroporto, Ah, cazzo, allora vado all'aeroporto a dare un'occhiata. Ti conviene perché io ne ho beccati tre oggi. Ah sì, sicuramente all'aeroporto, perché vedo dal navigatore che hanno aggiunto una sorta di il coso per prendere la bici, per noleggiarla. Quindi penso che sia proprio per quello. Allora dai, vado a dare un'occhiata, vado io. Voi raga, prendete qualche chiamata se arriva. L'annuncio lo metto io. Ogni tot minuti sparo l'annuncio, così vediamo un po'. Io comunque ci sono qui all'aeroporto, dove sei? Sono sotto, non nella sopraelevata. Io sono sotto. Fai Simone, TeamSpeak, sì. Però, guarda, ogni server, riguardo la chat vocale che utilizza, ha la propria guida su Discord. Quindi tu, in base al server dove vuoi giocare, poi vedrai come fare a scaricare eventualmente TeamSpeak, se usa TeamSpeak. Mi sa che mi è passato. O come usare la chat vocale di GTA, se vuoi usare la chat vocale. Cioè, se usano la chat vocale, insomma. Ma guidati, Ma mi vedete bene? Il green screen mi ha dato un po' di problemi, questi giorni erano pieno di puntini, di cose. Beh, lavoro per un'azienda che offre tipo soluzioni di marketing a siti web, per parlare semplicissimo. Settore turismo principalmente. Poi vabbè, in più faccio grafica, robe così a clienti privati. Quando ho tempo. Da dove cazzo si scende qua? Grazie Simone. Non lo so, Criciala. In teoria sì. Non mi interessa troppissimo l'età, anche se la valuto. Valuto tutto. Preferisco che sia una persona un po' più grande comunque, almeno maggiorenne possibilmente, perché comunque devi avere una sorta di criterio di, come dire, se c'è qualcuno che rompe i coglioni devi bilanciare la cosa, cioè devi capire se effettivamente è da mandare via o no. Penso che serva una sorta di maturità, capito? Quindi poi ci sono anche i dodicenni che magari sono più maturi di un ventenne. L'età comunque la guardo. Posso mettere, eventualmente, se faccio uno strappo alla regola, metto come prova, poi se mi accorgo che il moderatore dodicenne fa minchiate, lo tolgo da moderatore, comunque. Raga, non è l'età il problema, voi compilate il form. Compilate il form, rispondete alle domande. E più importante è l'ultima domanda che ho messo nel form, ok? Ciao, mangia ciambella del cazzo. Come va? Sto bene, frate. Serve un passaggio? Stupidi non pensanti. Sì, Martino, certo. Otting, non si guadagna un cazzo facendo il tassista. Proprio un cazzo, veramente. Diciamo che lo sto facendo così per socializzare con la gente e per guidare, perché comunque alla fine mi piace guidare. Almeno non sto fermo dietro un bancone di un bar, capito? Però non si guadagna veramente un cazzo. Si guadagna una percentuale da ogni corsa che faccio.
però la corsa costa pochissimo e quindi di conseguenza guadagno pochissimo e poi vengo pagato alla settimana. Cioè l'ultimo stipendio ho preso 6.000 dollari, capisci? In una settimana, ok? Mungendo vacche ti fai 20.000 in un'ora e io ho preso 6.000 in una settimana. Quindi il tassista lo fai se senti da dentro il richiamo del taxi. Sì, se tu paghetti, sì, cazzo. Però vabbè, è una cosa momentanea. Cioè, nel senso, voglio rimanere tassista. Non vorrei mandarlo a fanculo, perché comunque è divertente quando arrivano chiamate. Tipo, ora sono fermo, vedi, come un coglione, sto girando. Però quando arrivano chiamate è abbastanza divertente, perché conosci gente anche strana, ci parli. Però poi parallelamente voglio intraprendere comunque una vita da criminale. Ho in serbo per voi delle belle cose. Lato vita criminale. Se seguite le dirette, fra qualche diretta, scoprirete anche quel lato lì, che avete già più o meno visto su YouTube, però ora si parla di roba un po' più seria. Ah sì, che cazzo è successo? Sì, va bene, atipical, va bene. Dai, dopo se mi scogliono molto, se non trovo... Ma... i pompieri? Da quando? Ma sono fake. Dicevo, dopo se mi annoio con la roba da tassista... magari faccio una rapinetta, mini market però. Da solo. Zero rapine grosse a incasinarmi. Quelle le farò più avanti. Oh, grazie il malandrin per il follow. Benvenuto. Sì, andranno su YouTube le live. Le prime le caricherò tutte. Cioè, caricherò tutte le live su YouTube. Però... le caricherò due ogni domenica. Quindi questo vuol dire che se faccio 4 live la settimana, ne carico 2 la domenica, poi la domenica dopo le altre 2 e così via. Per quelli più ascimmiati, che quindi vogliono vedere, che non possono vedermi in live, ma vogliono vedere tutte le live più o meno il giorno dopo, comunque della settimana, creerò un abbonamento su YouTube per fare ciò. Se no, comunque, a prescindere, tutti gratuitamente le vedranno le live. È che le vedranno due ogni domenica. Quindi diciamo che non saranno proprio in tempo reale le registrazioni, diciamo così. Non so se mi sono spiegato. È una cosa un po' contorta, però per quanto mi riguarda ha senso. Perché comunque voglio incentivare la gente a vedermi in live. E comunque però YouTube non lo voglio abbandonare. Quindi quello che state vedendo adesso lo caricherò su YouTube comunque. Allora raga, aspetta che mi parcheggio, che vi leggo un po'. Cazzo, state scrivendo un sacco, come la facciamo diventare un just chatting? Yeah. Avete visto la grafica, cazzo? Avanzate. Allora. Altra flexare col taxi che si fa stasera. Signori, vado io al buco, nel frattempo, oh. Ok? Ma al buco, amico, non ci vede nessuno. È arrivato Dandy. All'aeroporto. Ciao, zio all'aeroporto. Dandy. Oh, Rich, t'ha posto? Ma da quando ci sei? Prima non ti ho sentito in radio. Sono arrivato adesso, Chicco. Ah, ok. Dai, fra poco ci vediamo. Un attimo che sto facendo una cosa. Vai tranquillo, ma ascolta, il buco è sempre quello o l'han cambiato? Pare che l'han cambiato. Guarda dove c'è la pista ciclabile all'aeroporto. Mi sa che ora arrivano lì. Prima sono andato. C'è pista ciclabile, l'affitto delle bici. Che cazzo pista ciclabile? Ho capito, perfetto, perfetto. Allora vado io in aeroporto, magari qualcun altro viene con me in caso, ok? Mi muovo anch'io con te all'aeroporto. Stasera dicevo, sto anticipando. Bene, eventualmente Italian se ci scazziamo col taxi e poi andrò anche a fare un giro con un amico. Vediamo magari di fare così un rapinotto mini market. Un inseguimento polizia, male che vada mi sbattono in galera. Niente. Scusate ma mi sta risalendo la cena. Lo spero anch'io, Super Refi. Ma piano piano si arriverà. È matematico. Piano piano. Grazie, Fragico.
In questi giorni ho cercato un po' di settare la cosa bene. Aspetta, mi sono perso qualcosa. Pablo Nu? Non l'ho letto. È Pablo. Ah, sì, devo fare le retromarce, devo trovare la stazione là, che devo chiudere occhio un attimo. Va bene, Tripa, nessun problema. Ciao, Rich Man. Uso la versione dei poveri dello Stream Deck, ma è anche la versione dei più Mattia, vengono intelligenti, secondo me. Ho dal un tablet sopraelevato, diciamo nel il piano sopra o quale, con sotto? un'app, ho Dal piano sopra. programmato un sacco di bottoni. E quindi la cosa Sto figa è arrivando anche noi che, sopra, oltre che essere torno limitato in solamente centrale che all'utilizzo mi di hanno OBS, sfondato quindi il per gli taxi. stream e queste robe qua, posso Va bene, anche ricevuto. programmare altre azioni. Ok? Quindi diciamo che. Sì, risparmi di brutto così, anche se ovviamente il tablet te lo devi comprare, però hai molte più funzionalità dello Stream Deck, perché lo Stream Deck puoi solamente impostare i tasti di OBS e basta. Mentre con quest'app Touch Portal la uso anche quando edito i video, ad esempio, mi ho scorciato via di tastiera, un sacco di robe, capito? Ah sì, scusate, ero in Just Chatting, ma tanto non sto facendo un cazzo su GTA. Ok. Ragazzi, mi dovete dire se volete che parlo con voi o se volete che gioco. Sa vabbè, capisco che comunque è la prima diretta questa. Avete molte domande da fare, tutto quanto. Allora, qua non arrivano chiamate di un cazzo. Dandy, dove sei? All'aeroporto con dei soggetti alieni. Ah. Ma sono verdi? E porto un alieno in città. Porto un aereo all'aeroporto. Allora andiamo al garage centrale per vedere se becchiamo qualche pedone. Vado all'aeroporto, ho cambiato taxi. Che vuol dire? Non ho capito, ma gli altri acchiappano qualcuno? Cioè? Guardate, questa è la mia strategia da tassista. Inversione violenta. Parcheggiarsi qua. Salve signori, corsettina in taxi? Dove vi porto? Signori? Mi sentite? Signore? Tutti morti stasera. Uomo di marketing. Grazie, grazie. No, ma è impossibile leggere la chat e giocare, è un casino. Comunque qua non c'è un cazzo di nessuno. Mettiamo l'annuncino di nuovo, eh. Spammiamo annunci. Signore? Ah no, questo ho preso la moto. Boh, nessuna delle due secondo me, Canase, onestamente. Pablo Nu. Ho già capito chi sei. Allora, la cosa più divertente che può accadere adesso è qualcuno che mi viene addosso. E io che fingo di essermi fatto male. Contenuti di alta qualità con Ridgestream. No, no, ce l'ho il mic perché in radio mi sentono. C'è radio? Oh cazzo, è scoppiato TeamSpeak. C'è radio? Ti sento. Ah, ok, grazie. No, quindi mi sentono. Se va la radio, mi sentono. Vediamo se trovo. Andiamo alla ricerca del pedone. Diciamo che non è proprio così. Perché
Dipende dai momenti. Ci sono molti momenti vuoti e poi momenti dove arrivano tipo 5-6 chiamate tutte assieme. E puntualmente sono solo quando arrivano 5-6 chiamate tutte assieme. E non riesco a soddisfarle tutte. Vaffanculo. Quelli sono in moto. Oh, Rick, eccomi, era una corsa di me. Dove sei? Sto andando a zona aeroporto. Ah, ok, ti piace proprio. Dillo che te ne vuoi andare. Sì, in teoria dovrebbe atterrare un mio amico con un volo, vediamo, insomma, non lo so ancora. Dai, dai, allora rimani, io sto facendo un girettino, voglio caricare qualcuno. Oggi non chiama nessuno, what the fuck? Boh, quella pomeriggio è andata, molto bene, devo dire, da... Sì? Da quello che ho visto, sì. Vedete? I colleghi mi dicono che andate bene. Conosci uno che vende caramelle? Boh, direi di parlarne di persona. Perché le compra le caramelle? Direi di parlarne di persona. Ok. Parliamo più tardi, allora. Sì. Allora, che state scrivendo? Sì, diciamo che il medico potrebbe essere il secondo lavoro che mi interesserebbe whitelistato. Poliziotto mai, credo, a meno che faccia il poliziotto corrotto. Oh, un gatto! Oh. Non c'è più. In quel caso il gatto... Che cazzo, non è partita un'animazione che ho impostato, perché? Che merda. Aspettate raga, devo fare una roba tecnica. Ah, ecco. Vedi. Quello era il gatto. Ah, non l'ho vista, scusate. Boh, sto laggando un po', penso. Credo. Parabarabapparabappa. Vabbè, fanculo, dai, andiamo da zio Dandy. Allora vi faccio conoscere questo personaggio. Sto facendo il solito giro come un guglione. Ah, poi devo fare anche una cosa. Devo tunnare la mia macchina, quella che avete visto nei video, quella gialla. 90k full kit. Chi è che si sta insultando qua? Cazzo, chi devo bannare? Chi devo bannare? Ciao malandrino. Raga, c'è il moderatore. Non c'è bisogno che andate lì a dire basta qui, basta lì. A parte che se è veramente molesto, me ne accorgo anch'io e chi rompe coglioni lo sbatto fuori, perché qua ci dobbiamo divertire. Courage stream. Oh, lampioni che cadono. Robe paranormali. Paranormali. Brava tipica, diglielo cazzo. Bravo. Ne ha aspettati molti di minuti. Cazzo, sbagliato strada, porca puttana. Raga, se continua così senza neanche una chiamata entro un quarto d'ora, vado veramente a fare una rapina. Mini market. Magari con questo mio collega, che lui è sempre voglioso di fare certe cose. Ora ve lo faccio conoscere. Dandy, sei ancora in aeroporto? Sì, sto venendo. Faccio un tour. Ah, ok, ce l'hai? C'hai già il tour? Cazzo, è iniziato il tour. Dove cazzo è, Dandy?
Non lo sa neanche John. Alex, punto esclamativo moderatore. Grazie Zairo per il follow. Eh no, ma anche la seconda, la terza e la quarta. Ah no, vabbè che tu streami. Ah raga, il malandrino stream. Ci sta, anche lui gioca a GTA Roleplay in un altro server. Però non vorrei parlare di altri server quando gioco in un determinato server. Cioè sto giocando qua, parliamo solo di Impero. Voglio un attimino chiarire questa cosa. Però lui gioca in un altro server. Ci sta, fa tutte le imitazioni, imita personaggi, parla molto, parla bene soprattutto. Quindi se volete seguitelo. Nel frattempo l'ho finita dentro un parcheggio. Bene, bene, fantastico. Dal quale posso uscire qua. C'è sempre una via d'uscita. Tutto, ragazzi, tutto. La vita insegna. Eh sì, ora Warzone. Qua, penso che il 99% dei miei iscritti mi conoscono. C'è tornato Ivano, c'è qualcuno? Per GTA. Ci siamo, io sono all'aeroporto, Penso che se metto Warzone ora... Boh. Succede qualcosa di brutto. Molto brutto. Ospedale c'è nessuno, Ma guarda Sassocola. Ospedale. Speriamo, malandrino. Ma... Boh. Vediamo, raga. Non lo so. Se mi piazzate qualche prime, male non fa. Come volete. Io intanto, raga, giocare gioco. Per me fare le stream e le cose è una cosa in più. Quindi se apprezzate quello che faccio e volete supportarmi anche economicamente, siete liberi di farlo. Fate colletto, ognuno di voi mette qualcosa. Magari divento straricco. E poi vi porto le stream da Dubai. E vi invito tutti. Facciamo un mega party a Dubai in una cazzo di villa enorme. Roba figa. Quando ci sono i cash. Grazie a Jumpo87 rifollow. Anche Zairo. Boh, mi sto prendendo gente, raga. Scusate se non riesco a starvi dietro, cazzo. Oh, comunque, dai, sto girando come un coglione. Ma sai perché? Perché se parlo mi distraggo, non ragiono. Dai, qualcuno che chiama il taxi, porca puttana. Aspetta che mi faccio una foto su Instagram, va? Magari qualcuno vede quanto sono figo. Chiama il taxi. Così. Tac. Vediamo se carica la foto. Io qua ogni volta quando vedevo schermo bianco abbandonavo. Però poi un giorno ho scoperto che aspettando svariato tempo dovrebbe ricaricare. Dovrebbe caricarsi la foto che ho scattato. Sì, dopo vado a fare la pina. Sì. Si guadagna a percentuale. Servizio taxi disponibile. Chiama ora il tuo tassista preferito. Tling, occhiolino, vai. E siamo pronti a fare big money. Grande compagno di borraccia. Sì, poi... VDM! Mi ha fatto VDM! Ciccio Gamer.
Regola numero 1, no spam di altri canali, server, profili. Pablo Nu bannato. La tipica, metti un warning a Pablo Nu, grazie. Guarda, si salva solo perché è un mio amico personale. Certo che è una programmazione. Fare cose a caso. Dandy, quando hai finito, avvisami che ti devo dire una cosa. Come, dimmi? Quando hai finito la corsa, avvisami che dobbiamo parlare. Dobbiamo fare una cosa assieme. Ok, ok, ascolta, dammi giusto un attimo che ho un cliente qui, Sì, sì, quando hai fatto, avvisami tu. Ciao. Andiamo a fare rapine? Raga, sì, scusate, è stato un flop il taxi stasera, però vi assicuro che a volte arrivano molte chiamate, oggi non so perché. Oh, guarda il mio collega Dandy. Ok, fai stare. Ti faccio arrestare, bastardo. Dai. Ma no, cazzo. Dai, il taxi tutto rotto, ovviamente. Quello preciso sono io che non è il taxi rotto. Vado ad aggiustarlo, va. Ma questi sono sbirri veri? No, no, non sono proprio sbirri, non c'è nessuno dentro. Fantastico. Ciao, Vitolo. Raga, sono tassista, quindi... Non è che ho rubato cose. Appartiene a me. Ora andiamo a cambiarlo, il taxi, che questo è rotto. Sì, sì, ci sono gli sbirri non pensanti. Sì, però non devi raccontarle in chat queste cose. Mi vergogno. Sì, lo ammetto, ho salvato la vita a un cazzo di pesce rosso. Però fai, mi sposti il taxi adesso anche? Io non ho fatto niente. Ti ho visto, dice. Mica, ma ho occhi dappertutto. Sei un uomo da mille risorse. Ciao, bellissimi. Ciao, Ivano Zanicchi. Sei tu. Te lo regala il malandrin. Il computer, intendo. Ragazzi, lo porto al locale qualsiasi, il nuovo. Dai precedenza al vanilla, se chiuso il vanilla, qualunque altro locale, passo. Ok, affermativo. Ciao Diego Ita. Aeroporto, c'è qualcuno? È vuoto, non ci sono taxi, qualcuno vada. Allora vado io. Allora, fatemi pensare, potrei andare in un locale. Cioè, fuori da un locale. Chi è che ha proposto prima di andare al vanilla? Dai, vado al vanilla. Vediamo se ci sono le donnette. Ora c'è la mia ragazza in chat. Mi stacco la testa. È gelosa anche di un avatar. Immaginate nella realtà. Eccola. Ho detto. Perché penso che ho bisogno di compagnia per fare quella roba lì. Da solo non posso.
Cioè non è che non posso, è rischioso, ho bisogno dell'ostaggio e tutto quanto. Eccolo, eccolo, eccolo! Salve. Salve, buon uomo, sono Rich Stream, il tassista d'Impero. Serve un passaggio? Sì. Salga pure. Grazie. Ho igienizzato i sedili prima. Si sente l'odore di pulito? Molto. Dove la porto? La vedevo lì a piedi scorrazzando. Ah, centrale di pulizia, grazie. Ah, fantastico. Un attimo. Si ricordi di chiamare il taxi, cavolo? Abbiamo il numero dedicato. Non può scorazzare così. Sì, sono appena entrato in città. Ah, non ce l'ha il telefono? No. Ma sa che lei aveva a disposizione un giro, un tour gratuito offerto dai tassisti? Ah, davvero? Sì, ma mi dica, ma lei è arrivato dall'aeroporto? Sì. Ah, ok. No, era giusto per sapere da dove arrivavano i nuovi arrivati in città, insomma, perché prima arrivavano da una metropolitana, adesso dall'aeroporto. Vabbè, ti accompagno in centrale ormai. Sì, sì. Oppure se hai bisogno del tour lo facciamo. Allora, il tour... Allora, ascoltami. Veramente non hai preso il telefono, ricarica, un cazzo di niente? Niente. Niente, niente. Ok, allora, il tour gratuito consiste nell'andare ad aprire un conto in banca, ok? Sì. Quindi andiamo. Raga, in pratica io faccio il tour gratuito ai nuovi arrivati e poi il comune o il municipio, insomma, chiamatelo come volete, paga per ogni tour. E io ci guadagno una percentuale. Cioè un cazzo. Raga, scusate, se mi distraggo sbatto col taxi. Fra poco leggo la chat, abbiate pazienza. Chattate tra di voi, lì, buoni. C'è sopra, no? Non ok, sopra. Signore. Qua può aprire il conto in banca e prelevare lo stipendio. Bella compagno, okay. È sopra o sotto aeroporto? Sì, certo, faccio il push to talk, sennò la gente sentirebbe anche quello che sto dicendo adesso a voi e... non penso sia buono. Devi accedere al conto, o comunque crearlo, e poi prelevare lo stipendio. Una volta fatto ciò, mi avvisi. Sì, è utile sì, infatti raga, guardate cosa c'è da fare. Le prime cose da fare sono queste, ora vi faccio vedere. A posto, fatto. Ok, mi raccomando, deposita i soldi. Sì, sì, fatto, fatto. Tienine almeno 5.000 addosso però, perché ti serviranno per acquistare telefono e altre cose. Giusto. Ok. Andiamo. Bene, andiamo. Come si chiama? William. Grande William. Prossima tappa, dobbiamo andare a comprare il telefono e una SIM, un negozio di telefonia. Potrei scegliere tra iPhone X e Android. Quale mi consigli? Cioè Samsung. Lei? Cazzo, ogni volta sbaglio. Ma guarda, non so. Ah no, c'è anche il Nokia. Non so, dipende da lei. Da come apprezza i vari brand. Se vuole fare più il fighettino così, prende l'iPhone. Se vuole fare un po' più il nerd, prende il Samsung. Se vuole fare l'ultra sessantenne, prende il Nokia. Oh no, raga. No, vado per l'iPhone. Ok, vuoi fare il fighettino, abbiamo capito. Abbiamo un fighettino. Vai, vai pure. Oli, buonasera. Salve, buon uomo. Salve, salve. Ti aspetto qui, mi fumo una sigaretta nel mentre. Diego, no, cioè, roleplay è un tipo di gioco, cioè di modalità di gioco che lo puoi fare con vari giochi, insomma. Però io uso solo GTA, conosco solo GTA. Avere GTA gratis, boh, a volte con, come cacchio si chiama quel... Signora, ma lei è tassista, giusto? Sì, signore, sono tassista, vi dico che è... Ah, molto bello questo taxi. Ah, sì, grazie, grazie, gentilissimo. Allora, bello. Fratello, io devo andare. Se vuoi schiaffarmi questo bello. Ah, benissimo. Yo. Ci vediamo in giro, sto facendo un tour di benvenuto a questo gentil signore. Benissimo, buona arrivederci. Serata. Signore, si deve spostare dal posto... Ok, fantastico. Bene, adesso
Andiamo a fare la ricarica telefonica da Life Invader. Potrà scegliere tra tre tipi di abbonamento: quello base, quello medio e quello grande. Vabbè, insomma, quello siamo capiti, no? Sì. A livello di prezzo, diciamo, no? Ti consiglio di prendere il mediano, perché tanto ti durerà un sacco di tempo. Conta che io sono qua in città da più di un mese e non mi è ancora scaduta questa ricarica telefonica, insomma, questa sorta di abbonamento. Quindi ti consiglio di prendere quello da 1500, mi sa. Ok? Ok. Ah no, aspetti. No, aspetti, Saga. Oh, cazzo, ho sbagliato ingresso. Rich, non stai facendo roleplay nella vita reale. Nella vita reale non tiri fuori il ghigno e vai in retromarcia. In contromano. Quelli che commentano così li odio. Prego, è qua dentro, vedi tutte le lucine e le cose. Sì, sì. Grazie, il malandrin, cazzo. Sei assunto. Oh, Rich, dove sei? Che arrivo. Tour di benvenuto anch'io, cazzo. Ora devi aspettare a me. Dammi 5 minuti. Beh, dove ci troviamo? Alla centrale. Dagli sbirri. Che tanto finisce lì il tour per il documento. Devo mangiare, mi mangio il sushi. Centrale di polizia, intendi? Sì. Intendi quello? Aspetta, posso parlare. Sì, sì, certo, perché il tour finisce col documento, no? Quindi ci vediamo lì. Ok, ci becchiamo là. Grazie, Pippo Bauto. Quello non per il follow, anche a Yuji, Lulia, Giampo, mi sa che ti ho già ringraziato. Ciao il pinguino matto, cazzo, mi piace il tuo nome. Bravo Kitarox. Entro la prossima settimana ci sarà l'affiliato, perché streamerò oggi, domani e sono già 2 giorni. Poi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e sfortunatamente saranno 6 giorni, invece devono essere 7 giorni. Quindi cazzo, in realtà, se faccio i conti, da non la prossima ma è lunedì prossimo ancora, sarò affiliato e potrete subarvi se volete. Ok signore, fatto ciò, è riuscito a fare tutto? Sì. Sì. Ok. Ora la prossima tappa sarebbe andare in un locale da dove si acquista, ovviamente a spese sue, da bere e da mangiare, perché comunque è importante bere e mangiare, sa? Quindi se vuole la porta al Vanilla, è il nostro locale di riferimento, come vede nella parte davanti del taxi, siamo affiliati, diciamo, no? Sì. È la prima volta, insomma, che... No, vabbè, niente, mi dissocio da quello che sto dicendo. Comunque è nuovo in città. Sì, sì. Ma è il primo viaggio che fa di questo tipo, intendo. Mm. O è stato in altre città, insomma? No, questo, no, in altre, no. Ah, ok. La trovo un po' timida, si sblocchi, signore, dai, forza. Parliamo delle nostre vite. La mia vita? Ma sì, cosa fa nella sua vita? Mi racconti, cazzo. Ma come una merda? Sono disoccupato. Ma allora l'accompagno nel ponte qua vicino? No, facciamo un saltino? Che dice? Le do una spintina? No. No. Disoccupato? Allora, guarda, le consiglio di fare il mungitore di vacche. Detto anche agricoltore. Ti fai un bel po' di soldi iniziali. E poi te li puoi spendere tutti al casino. Andare in fallimento. Niente, così è un altro motivo, insomma, per buttarti da un ponte. No, scherzo. Però sì, sì, mungere vacche, te lo consiglio. Ok? Sì, sì. Oh, ma qua c'è un collega. Ciao, Rich. Ciao, collega, tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Stiamo andando in centrale, così faccio fare i documenti. Ok, l'importante è quello. Grazie, signore, per aver scelto il servizio taxi d'impero. Ci chiami anche dopo questo tour gratuito. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, Rich. Oh! Ah, minchia. Pensavo che stava andando a fottermi il taxi. Stavo già per premere 2. Chissà cosa c'è nel 2. Posso chiedere una cosa, mi scusi? Ciao, certo, dimmi. È in occhietti viola? Sì. In questo momento potrebbe... avrebbe una piccola mail, tempo che le riesco a scrivere una cosa.
Sì, nell'applicativo sì. Discordia. Okay, sì. Sì, sì, la sì, mia sì. mail è richstream@discordia.com. Mm-hmm. Grazie mille. No, perché le voglio raccontare un fatto divertente su una cosa che c'entra lei. C'entro io? Sì, sì, sì. Ah, va bene. Sì, scrivimi. Che cazzo? Ma è una cosa brutta? No, no. E perché allora me la devi dire nell'applicativo? Perché sennò chi viola. Ah. Sì, sì. Va bene. Ah, cazzo, fortuna. Aspettavo per ciao, il cliente. Oh, ciao. Oh, grazie per l'abbraccio. Che abbraccio caldo. Ciao. Ciao, ciao. Raga. Io mi diverto troppo. Eccolo. Oh, Rieci, quanto ti manca questo a fare la muffa io? Oh, bello, t'ho scambiato per il tuo amico che mi è venuto qua. Ma chi? Il tassista. Ah, no, 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 io sono unico e inimitabile, porca puttana. Ha preso il ragazzo? Questo è un nuovo cittadino. Ho fatto la fattura, non vieni qua. Non c'è nessuno? Hai visto anche sotto? Non l'ho fatto magari. Dandy, scusate, muto la radio fra pochissimo, scusate. No, vabbè, era giusto la fattura. O mi sono perso qualcosa? Sì, sì. Scusami, mi sono perso qualcosa? I nuovi arrivati non pagano niente? Qua? No, è una domanda. No, se ci sto io no. Ah, ok, cazzo, se no buono sapersi. Vabbè, scusami, allora, vabbè, è nuovo arrivato, i soldi ce li ha, che cazzo, dai, andiamo, forse. Con questi paghi la ringrazio. Ah, ok, ciao, cazzo, ciao. Soddisfatto e rimborsato. Guarda che beppine che c'hai, quando torni? Quando torno qua? Quando viene a trovare? Da solo, però. Dopo, se riesco a fare un saltino. Ciao, bello. Sì, ma dove sono le tipe, cazzo? Silenzio stampa. Eccolo che fai, la cacca. Andiamo. Che cosa sta succedendo in chat? Questo? Snapperone, esatto, sì. Vabbè, raga. Finché non mi rovinano il roleplay, va bene. Cioè, nel senso. Basta che non mi rovinate il roleplay. E che non mi arrivate in 10 tutti così assieme con scuse. Strane, che palese che mi stai. Che mi hai sniperato. Ok, signore. Mi scusi, ero totalmente concentrato nel guidare. Allora, prossima tappa. Ed ultima tappa del tour gratuito d'Impero è andare a fare il documento. Ok? Ok. Qua. Dai, Fran, ci sto scherzando. Al pubblico piace, dai. Fammi fare il coglione. Raga, dopo striptease al vanilla. Signore, dai, su con la vita. Per favore. Non si comporti così. Sorrida. Mi faccia un sorriso. Me lo fa un sorriso. Ora non lo accompagno certo. In centrale fino a quando non mi fa un sorriso. Sorrida. Dai. E qua, se sei un pro, fai me sorride bene. E lì mi accontenti. E va bene. Oh, cazzo. Sì. Ci sono queste strisce del parcheggio che sono ancora bagnate perché c'è la vernice fresca. Quindi niente, si sbanda. Bene, ti accompagno all'ingresso. C'è all'ingresso, lì alla desk. E ci siamo. Ciao collega. Tutto ciao, bene? Ciao. Tutto bene, sì. Avete visto i tassisti, lavoro non si lavora. Quella intanto vedete che abbiamo il nostro business. Facciamo un po' di big cash. Ovviamente si scherza, ripeto, i soldi non se ne fanno, però diciamo che, come dire, piacevole farlo, se ti piace parlare così. Salve. C'è un agente in centrale? Agente? Mi faccio un po' qua, Sono i miei pensieri. Agente? Vabbè. Dove cazzo? Salve. Sì, devo fare i documenti.
È nuovo in città o l'hai perso? Sì, sono nuovo. Vegnoli, quella roba lì la posso sbloccare, penso, sì, quando sarò affiliato o partner. Malandrino, aiutami tu qua, se ci sei. Quando potrò America. Mettere di poter far scegliere la qualità della Londra, stream? Londra. Andiamo fuori che c'è anche un altro. Vai. Partner. 24. Quindi raga, 08, appena possibile lo faccio. 1990. Massimo... 1,80. Boh. Per il partner non mi ricordo che cazzo serve. Vabbè. Penso di raggiungerlo. Ce la faremo! Ok. Martino, non ci credo. Raga, però... Wi-Fi, cazzo. Siamo nel 2021. Grazie mille. Buona giornata. Arrivederci. Poi ripeto, non dipende da me, se no sì, l'avrei messo. Andiamo. Abbiamo fatto? Sì. Ottimo, grazie gente per la sua disponibilità. Si figuri. È buona stato giornata. troppo veramente cordiale, grazie. Che faccia da culo che sono. Tanta, vero? Non è tararara, tararara, tararara. Allora, signore, mi ascolti bene. Il tour finisce qua, gratuito. Però se vuole, posso portarlo dove vuole a pagamento. Comunque le verrà a costare pochissimo. Sì, mi porti al centro impieghi. Ok, ottimo. Costa solo $150 al chilometro. Sì. Non so quanti chilometri saranno, insomma, vedrai, spenderai poco. Andiamo. Sì, raga, ora faccio questa cosa, poi contatto Dandy, che è un mio collega. E vado a farla con lui, se ne ha voglia. Se no la faccio da solo, vaffanculo. Ci sta un po' di adrenalina, dai. Oggi mi scoppia il cuore. Già prima della diretta mi stava scoppiando. Quel tempo di attesa avevo più ansia di voi. E quindi niente, si lavora e si fatiche per i soldi e per la... fica. Grande. Mi dissocio comunque, però non so se devo dissociarmi. Ma l'antico mi devo dissociare in questi casi. Servirebbe la patente in realtà. Per usare il camion per poi andare a raccogliere il latte. Però diciamo che il controllo non c'è dalla pulizia. Cioè, è raro che controllino i furgoni, diciamo così. Quindi forse te la scampi, ma se ti fermano, ti fanno un culo grande quanto una casa e spendi $30,000 di multa. Wow. E quanti ne hai ora? 45. Amico, ci sei? Bro. E vabbè, è sparito. Vegnoli, non posso, cazzo. Aspetta, mi forse sente? Ora sì. Dicevo, deve pregare che non la beccano. Lo spero. Allora, un attimo che le faccio fatturine. Vado. Le devo calcolare manualmente un attimino. Allora, raga, io qua ho un file che voi non potete vedere. No, infatti non potete vederlo. Devo mettere i chilometri. Non so quanti ne ho fatto, vabbè. Spara a caso. 5. $800, signori. Big money per Rich Stream. Ok, sì, sono $800. Prego, può pagare comodamente con carta di credito. Busco le F5, fatture e lì tutto il resto lo fa il suo conto in bank. Grazie mille, è stato gentilissimo. Si ricordi di chiamare il servizio taxi se si ritrova a piedi. Come ha visto, spende pochissimo. Arrivederci. Va benissimo, arrivederci. Raga, rapina. Aspetta, raga, voglio creare un sondaggio. È la prima volta che creo un sondaggio. Mi sono messo una scorciatoia. Ci sono qua al centro del lavoro, chi c'è qua? Dovrei farlo veloce. Allora,
Sono titolo lavoro, eh? Rapina, opzioni sì, ciao amico, comando sì, no, c'è altro amico del comando taxi? No, aggiungi. Raga, votate con punto esclamativo sì, punto esclamativo no. Penso. Cazzo, aspetta, non mi ricordo come cazzo è. Scusate, punto esclamativo vot sì, punto esclamativo vote no. Staccato. Punto esclamativo vote staccato sì, oppure punto esclamativo vote staccato no. Bravi. Attaccato. Punto esclamativo vote sì. Ha fatto bene Pippo Bauto. Ok, Mambul, bravi, avete capito, cazzo. E poi te ne vai. Dandy, ci sei? Ci siamo. Ci vediamo in centrale un attimo, ti devo parlare. Sono a ufficio. Dove sei? In ufficio, in ufficio. Arrivo, arrivo. No raga, flicca no, quella le farò più avanti. Entrerò in una fazione e poi lì vedrete cose belle. Non partiamo cazzo prima diretta flicca roba. Raga, con calma, step by step. Facciamo un mini market easy. Ci divertiamo, parliamo con gli sbirri, scappiamo dagli sbirri. Allora, fatemi vedere il sondaggio. Ma no, non è ancora scaduto. Fra un minuto scade. Vabbè. Facciamo che lo faccio scadere adesso. 20 voti sì. Grandi. Nessuno ha votato no. Strano, c'è sempre in mezzo qualcuno che... Oh, che cazzo cos'era quell'audio così? Cosa stavi guardando? Ciao Rich. No, ma è il computer di Sasha? Il computer di... sì. Mamma mia, non osi immaginare che cosa hai visto. No, cazzo. No, non hai visto niente, eh? Cioè, sto controllando delle cose, sì. Ascolta una cosa, io ora mi dimmi. Cambio di abbigliamento. Aspetta, oh, cazzo, sottovoce. E se mi cambio di abbigliamento vuol dire solo una cosa. Che cazzo vuol dire? Vai a dormire. Che cazzo vuol dire? Vuol cosa dire, sei diventato? Vuol dire che ora mi accompagni a rapinare un minimarket. Ti accompagno, dici, o accompagni, tu accompagni me? Ci accompagniamo. Si può fare. Ce l'hai si una può maschera. Fare. Andiamo? Non sì, aspetta, aspetta, sporchiamoci qua, da qua, cazzo, da qua dobbiamo fare i seri. Aspetta, dobbiamo avvisare i ragazzi in radio, così usciamo. Ma non serve avvisarli, vai tranquillo, non no, c'è vai... problema, ma sì, lasciali lì, vai tranquillo. E allora spengo la radio, che cazzo, comunque... Ma cioè... sì, spegna, tranquillo. Allora, hai una moto? Certo che ce l'ho. Perfetto, no, però aspetta, piano, no, aspetta, vogliamo no. Scappare? Sì, okay. Vogliamo scappare e quindi non useremo uno dei nostri mezzi, perché l'ho già fatto e me l'hanno già sequestrato. Ovviamente, ovviamente, ascolta lo zio Randy che è un esperto qui, perché insomma, i taxi tutto va bene, però i soldi, cioè non è che mangio, sì, mangio figa so. Gratis. Io. Beh, se quindi... viene a chiedermi come pulire 2 milioni, mi viene da capire, no? No, okay. stai tranquillo. Ascolta, allora, facciamo questa rapina, molto, molto interessante, che dici? Allora, sì. Tu hai una moto, un mezzo? Sì. Ok. Ce l'ho prendi, qua. Ce l'hai qua, dai, tiralo fuori. Non una, ben due moto. Hey, bitch. Ti buco tutta. Allora, che cazzo fai, cogliona? Vuoi morire? Bella questa macchina mi piace. Vai. Facciamo fare a zio Dandy, raga. Mi fido di lui. Ma lei che vada alla fine mi ingabbiate. Raga, da questo momento in poi leggerò pochissimo la chat, perché questa era una fase critica. Insomma, devo concentrarmi. Aspetta, leggo quando mi fermo, perché sennò mi schianto.
Cazzo, devo lasciare i documenti a casa. Se non si ferma, però. Devo lasciare i documenti a casa. Ma vai tranquillo, vieni, vieni con me. Ma sì. Che cazzo? Ok, la finisco male, ho capito. Vediamo dove andiamo. Questo. Il piano è questo. Il piano è questo, guarda. Noi arriveremo qui con l'auto. Ok. Ok. Io... scenderemo. E ci sarà la moto giù. Come, e correremo come dei folli. E vieni. C'è la moto giù. Dai, scendi con la moto. Vabbè, tanto dico, la parche, vuoi che la parcheggio qua? Sì, la metti qua. Ok. E guido qui io, ok? Aspetta. Cioè, nel senso, e dopo voglio... ce ne andiamo da qui, easy. Aspetta, però io dal negozietto voglio guidare. Guidi tu, okay. Lì, non è un problema. Guido io. Il punto è che sai che devi arrivare qui a una certa, ok? Appena... Sì, ecco, ora mi guardo il navigatore, qua, nel telefono. Esatto, quando abbiamo un po' di distanza, ok? Se abbiamo di velocità, no, no, tanto arriviamo, quando arriveremo qua, no, le avremo già seminati, tranquillo. Comunque, aspetta che parcheggio la moto qua. Hai detto confidenza qui, Guarda che ne ho fatto anche io di rapina, tu mi vedi male, tutto serio, lavorando sì. Tassista, ma cioè, guarda che ne ho fatto di cose per te. Parcheggio laggiù. Power game, power game. Dai. C'è qualcuno? Atipica, il pronto a bannare. Non è power game, con questa moto si può fare. Guardatevi i video tipo della Red Bull, delle cose. Guarda i segnali, Aspetta che vedo se c'ho la maschera nello zaino. Sì, ce l'ho anch'io. Oh, mi è partita un'altra cosa qua. Un attimo, mi è partito uno spasmo. Ok. Eccomi. Allora, io faccio sempre un mini market in Culonia. Fuori città. Però mi sa che oggi rimaniamo dentro. Se vuoi andiamo a Sandy, non è un problema. A Sandy, non lo so. Negozio lì. Non così lo so. Così dopo partiamo, almeno facciamo un po' di... Diciamo che è difficile l'inculata di fare la rapina fuori. Che è qua dove ti sto mettendo il navigatore. È proprio che poi in autostrada la polizia è molto più veloce di noi. Quindi si suda molto in autostrada prima di arrivare in città. Ok. Però se si arriva in città, sicuramente se arriviamo scassati. Devi guidare tu, scegli tu il negozietto, a me non cambia. Io sono abituato a farlo a nord. Andiamo a nord, dai. Allora, facciamo una cosa. Aspetta, passa a casa un attimo. Passa a casa un attimo che ho deposito il documento. Okay. Qua, prima. Casa quale? Appartamenti? Sì, casa mia, che ho messo in nave. Minchia, Rich, minchia. Oggi hai proprio preso Viagra. Vedo il cazzo in tiro. È incredibile lì, Sì. Sei tutto fulminato. Ieri stavo... ero un po' stanco. Te credo, Pippico. No, era di rifare un po' di soldi, comunque, cioè... Oh, alleluia, Cazzo, quanta gente qui, Oh, che cazzo sta succedendo, infatti? Aspetta, torno subito, aspetta, vai, subito. Vai. La casa... L'appartamento dove si sentono i vicini, ve lo ricordate il video, raga? Ciao, vicino! Ciao, vicino. Ciao. Come va? Ciao, vicino. Tutto bene, lei? Ma eri tu l'altra sera che hai fatto un baccano? No, l'altra sera non ci sono stata neanche voi. Ah, ok. Ciao. Non andare a lavorare. Documenti. Poi prendo anche due cose da mangiare. Questa me la mangio. No, dopo. Cazzo. Coca-Cola. Due Coca-Cola, sì. Pistola ce l'ho. Radio ce l'ho. Sì. Ci siamo.
Hermano, quando si... Ma sto sbarionando io, è sparito. Ah no, è qua, che cazzo. Sì, ha ragione, minibanda sul 3. Grande. La maschera ce l'ho. Preso la raglia? Sì. Sono pronto, sono pronto. Prepara il piattino lì, ti do la banconota io. Vai. Aspetta però. Ok, dai. Grazie. Tira su, fai due strisce che qua abbiamo bisogno di adrenalina. Ah, porca puttana. Che cazzo sei, una fottuta aspirapolvere? Sì, non voglio sprecarne, cazzo. Cazzo, dici, mica hai delle narici come un cratere. Munizioni dovrei averne. Aspetta, non so se munizioni, cazzo. Sì. Spero di non dover sparare. No. Il culo, eh. Cerchiamo di non sparare, cazzo. Che poi esatto. Ci ingabbiano. Minchia, devo pagare troppe multe. Galera. Ok, Rich, la faremo così: 80% io, 20% tu, no? Giusto come sia l'anzianità. Ma cos'è, più guadagni? Anziano, più paghi. Che dici, Rich? Dai. Mi sembra un. Vabbè, però a me piacerebbe fare 50-50, cazzo. Almeno. Cazzo, 50. Ah, però, ascolta, ora ti spiego il piano. Ai poliziotti, vai. Diremo. Che abbiamo preso dalla cassa. Non 50.000. Perché mi sa che guadagneremo circa 50.000. Ma diremo che abbiamo preso 20.000. E gli diciamo che gli daremo la metà, quindi 10.000. Ok? Non credo ci salverà il culo. Fidati, l'ho meglio già fatto. Se gli dai altri. Ok, ok, la gestisci tu. Ok, io sono il tuo bambolotto. Ok. Ah, col no, cazzo. Scusa. Anzi, facciamo così: 30.000. Facciamo finta di aver preso 30.000. Gli diamo 15.000. Avevo fatto esattamente sì, così. Sì, facciamo così. Poi magari al ritorno. Quando abbiamo tornato in città, fai le stradine. Grazie. Non prendere l'autostrada. Fai la strada che passa vicino a una villa che c'è, hai presente? Spa. Vai un po' verso il Gas Monkey. Dopo giri ti metto io il GPS dopo, senza pensiere. Ok, però non dobbiamo fare sterrato. No, non è sterrato. Io comunque in autostrada sono abituato, cioè se vuoi andare sul sicuro. Ok, come vuoi. Se vuoi fare come okay, preferisci. Ok, perché io li frego qua, vedi in queste dove sei passato proprio tu ora. Io li frego, faccio finta di andare a sinistra, invece mi infilo all'ultima a destra. Faccio finta di mettermi a destra e mi infilo all'ultima a sinistra. Ho molte aspettative, non mi puoi deludere. Tranquillo. Che ora vanno i bikers qui, Infatti è legale. Senza ostaggio, solamente contrattando i soldi, poi ti fanno uscire. O se no sparando. Se riesci ad uscirne vivo. Ok. Sono in meditazione, un attimo che mi sta salendo la botta. Vai sereno. Pronto? Sì, una volta sono andato. Ma andremo anche in futuro. Ciao Matte Dami. Ok, dobbiamo cambiare macchina, ho capito. Aspetta, ok. Che dici se cambiamo mezzo? Direi di sì, scusami che ero al telefono. Aspetta, guido io. Vai. Lo cambiamo comunque in autostrada lì. Qua mi chiamano. Occhio. Pronto? Hai la maschera e sei di fronte alla centrale. Pronto, cazzo. Sì? E i coglioni. Raga, c'è la centrale lì di fronte a lui. E quello mi sa che è uno sbirro. Svapo Virginia. Sì. Diciamo che avevo parlato con. Non so, sto pomeriggio. Per ora non creerò la mia gang entrerà a far parte di una fazione. E ci sarà anche Atypical. Ci siamo aiutati a vicenda, insomma, per recuperare un carico. Ecco, e questo carico io non avevo idea. Ciao Matte Dami, non mi ricordo se ti ho già salutato. Che animazione. Se supero la rapina
Vi mando, guardi, il carico che ho recuperato era di 150 pezzi di metanfetamina. E poi volendo un po' di... Ciao Mattia. Sì. Sfortunatamente non mi ricordo esattamente. Sai, ricevo troppi commenti. Modestamente. Vabbè, io faccio... Diciamo, a meno che mi ha scritto qualcosa in particolare che mi è rimasto proprio impresso. Però se non mi dici cosa mi ha scritto, non... Nel senso, le faccio anche costantemente. Grazie per, ecco, esserci in questa stream. Guardi, sono un attimo un po' indaffarato al momento. Se vuole ci becchiamo per bere una roba anche, così. O tra un... Raga, andate tab programmazione. Sì. Va bene. Se non erro, ho messo tutti i giorni. Scusi, che sono veramente in una situazione un po' così. Cazzo! Scusa, che cazzo è successo? Ah, ti sei inventato. Mi rompevano il cazzo al telefono. Scusi, sono in una situazione un po' così. Cazzo! Tu. Bravo, mi piacciono le tue tecniche. Ascolta, Ah no, vabbè, che tanto conta che se rubiamo una macchina, no, se rubiamo una macchina troppo veloce ce la sostituiscono, quindi non ha senso. Dobbiamo rimanere infatti, umili. No, ma andiamo con questa, ci sta. No, è già rotta, con cazzo. Questa ci può stare. Fidati che sbatteremo tante di quelle volte, okay, ma tante allora, di quelle volte. Vediamo, troviamo una cazzo di auto allora. Lo qua è pieno. Questa qua che avevamo era perfetta. Anche se in autostrada rischiamo di rimanerci secchi. No, tranquillo. No, questa è una merda, dobbiamo trovare una Sultan bella. Bravo. Compatta, veloce. Io l'ho vista prima una Sultan. Oppure guarda, eccola questa arancione qua. Pronta a sparare? Arancione? Sì. Ah, questa dice. Ok, si ferma, guarda. No, aspetta, oh, fermo. È andato via. Sono sbirri. Ah no, è andato. Let's go. Metti maschera. Ah, ce l'hai già. Io ce l'ho, non ce l'hai tu? Sì, non l'avevo ancora messa. Che cazzo la metto? Da mille anni prima. Ma sì, che cazzo te ne frega, qua comandiamo noi. Oh sì, la Felter. La Pfizer. Senti che sound. Bella. Vai, l'attivo io intanto, ok? Oh cazzo! Adesso vai, fai tu. Scusami. Beh, tranquillo. Qua sbaglio sempre la fucking tasto. Ok. Oh, raga, ora vi leggo. Aspettate un attimo. Mi sei simpatico. Grazie, Angelo. Ah, sì, ora mi ricordo. Pilovirus. Grande string. Sì, ma non stasera. È un po' più complicata quella. Raga, in uno di queste stream di una di queste sere fotterò... fotterò, certo. Entrerò in una fazione e faremo tante cose. Quindi, con calma, le voglio fare anch'io. Non vedo l'ora. Seguitemi. Mi vedrete crescere su Impero, sotto questo aspetto. Come procede? Bene, siamo... Oh, chiamata taxi, annulliamo la rapina. Ma sì, bravo. Vabbè, io ho foto dall'altro banco, ma t'aspe. Vai. Cosa, Black? Raga, è la prima live. Non posso portare tutto quello che si può fare su Impero oggi. Sia perché tecnicamente non posso, perché siamo pochi, cioè sono con questo amico, ma è la prima volta che facciamo roba assieme. Già stiamo rischiando ora, figurati in una flicca. E poi secondariamente, ripeto, nelle prossime live entrerò in una fazione, perché ho già degli accordi in RP con un amico, che oltretutto è anche Atypical, che ripeto, il moderatore, anche lui ha un canale YouTube, anche Twitch, per ora sta facendo YouTube, quindi seguitelo se volete, Atypical. È un cazzo. Accontentiamoci, raga, accontentiamoci, apprezziamo quello che abbiamo. Eccole. Oh cazzo, ci pensi tu, Aspetta, hanno parcheggiato una moto dietro, gli infami. Vabbè. Salve.
Salve signore. Salve. Come sta? Carina la moto. Perché l'ha messa grazie, lì dietro? Grazie. Un seguimento. Ah, ma è solo? No, no. Ah, c'è anche il collega. Vorrei sapere, sì, sì, per equità in questa rapina, no? Allora, innanzitutto sì, non voglio sparare, quindi tranquilli, state calmi, ok? Ok. Secondariamente, vorrei sapere, per equità, ma che mezzi avete voi? Possiamo farci portare quelli che vogliamo, guardi. Ma dico, ok, ma con quale volete inseguirci? Dipende con cosa volete scappare. Ecco, questa macchina qua davanti noi. Magari un SUV e una moto. Ah, ma perché non usate una macchina anche voi? Guardi, le macchine vanno molto più veloci dei SUV, quindi non so quanto le convenga. No, vabbè, sì, intendo un mezzo a quattro ruote. Sì, SUV. Usate solo il SUV, allora. Quindi noi usiamo solo la macchina. Allora, la moto noi la usiamo per mandare le posizioni in caso il SUV la perda, anche se è molto difficile, comunque abbiamo dei SUV che vanno veloci. Vabbè. Collega. Ascolti. Un attimo. Può andare a prendere un SUV in centrale che vogliono scappare? Sì, sì, SUV, fuori strada. La realtà ovviamente è questa fuori che strada non succede. Sceriffi, un po', questo è un roleplay, no? Fanno il seguimento, come li seguiamo con la moto? Aspetta qui. Vino, perché adesso no. Uno dei miei colleghi sta andando a prendere... Sì? Sì, sì. Cosa? Uno dei miei colleghi sta andando a prendere il fuoristrada, poi ci sono altri miei colleghi qua vicini che stanno facendo... Mica, quanti colleghi siete, raga? Non esagerate. Siamo in due. Sì, ma guarda, una rapina pacifica. Ma avete esterni? Assolutamente no. Check, check. Ok, ok. È una rapina tranquillissima questa. Non abbiamo ossaggi in un cazzo. Io non sparo, voi non sparate. Ci allora, scappare. Anzi, guardi, se vuole le propongo una parte della refurtiva per farci salire in macchina. Non so per chiedere quanto ci vorrebbe. Ora contiamo i soldi e le do la metà. 50%, va bene? Dipende quanti sono, ma vediamo. Non viene rapinata da molto questo negoziato. Cosa, scusi? Non viene rapinata da molto questo negoziato, quindi penso avrete una bella refurtiva. No, forse non viene rapinato perché è un negozietto di merda e troveremo pochissimo. No, si fidi che lavora molto sull'autostrada. Dici? Dici quattro. Vabbè, vediamo. Ascolta, posso darti del tu? Non ti sento. Posso darti del tu? Sì, fuori strada. Sì, tranquillo. Se entri ti sparo. Se fuori strada è meglio. Che è proprio... Collega? Cosa, ti stai cagando sotto? Ti stai cagando sotto? No, mi sto appoggiando un attimo. Sì, ti stai cagando sotto. Fammi riposare un attimo, cazzo, sempre in giro. Dimmi. Allora, secondo me questo qua vuole molti soldi. Però prova a fotterlo lo stesso. Io dico che abbiamo preso 30.000 e che gli posso dare 15.000. Perché lui sostiene dai, che questo negozietto lavora molto. Si sta aprendo qua, ci vuole un sì, attimo. Sì, sì, certo, lo so. Allora, dai, continua a parlare col tizio un attimo. Vai. Ok. Non abbiamo ancora... Stava contando i soldi il collega dietro. Ah, ok, perfetto. Cosa mi racconta? Come si chiama? Io mi chiamo Black, piacere. Ah, bene, Black. Io mi chiamo K. Piacere. La metta già pronta a partire. Quello è il SUV. Ma quanti siete? In due? No, ci sono altri colleghi sul retro. Poi volendoci la scooter svuoto pronta, ma non penso serva in questo caso. Ma mi sono perso qualcosa nella Bibbia? Diciamo che... Collega, venga. Oh, cazzo. No, aspetta, allora. Niente, mi ha chiesto quanti colleghi siamo. Gli ha detto che siamo un pochino, anche sul retro e c'è la SWAT. Mi ha chiesto se si è perso qualcosa nella Bibbia. Glielo spiega lei? Non so come spiegarlo io. No, guardi, allora. Adesso allora, stiamo anche aspettando l'elicottero, però sì, dovremmo... dovremmo mi state prendendo per il culo, ho capito. No, allora dice. Diciamo che... aspetta, te lo scrivo nel giornalino. Vai, bravo, no. Grazie. Va bene. Raga, io sapevo due poliziotti per i mini market, se non sbaglio, e due rapinatori. Invece hai letto? Qua 745. Ah, ok. Che cazzo. Capito? Sì, scusami. Certo. Sì, quindi siamo noi, poi ci sono altri due sul retro. Siete troppi. Voglio che se ne vadano via tutti, sennò qua iniziano a cazzo di sparatoria, vi buco tutti, vi faccio malissimo. Ma secondo me andare via. Secondo lei possiamo dire alla SWAT di andare via? Sì, ma ok, cioè nel senso mi sento come dire lusingato dall'avere un sacco di sbirri per un minimarket. Però... dai, ma comunque la seguiremo solo noi due, quindi... Allora facciamo così. Vi do una parte della refurtiva e fate andare via anche i colleghi dal retro, ok? Guardi, dipende quanto è la refurtiva. No, malandrino, stanno facendo roleplay ma non è vero. Attendere che prenda i soldi. Ma solitamente quanto vi danno, scusami, perché mi sembrate preparati. Di solito ci danno sui 60.000, però dipende.
Beh, allora mi sembra proprio impossibile come cosa. Un negozietto così non arriva a 60.000. Dice? Sì. Un attimo che controllo se il mio collega ha fatto i conti. Dipende quanto incassa. No, no, no. Vediamo. Questo negozietto è ben popolato, penso, in cassa quest'anno. E infatti io, mi ha scritto in OC. Oh, eccoci. Cosa hai fatto? 12.500. Ma davvero? Sì, ti giuro. Siamo nella merda. Sicuro? Ma che cosa vuoi? Vuoi che alzo le mani? Porca puttana. Guarda anche tu. Allora, vabbè, io in carcere non ci voglio finire per una rapina, quindi... No, infatti, diamogli davvero la metà per non dargli tutto, perché cazzo, sì, dargli tutto sì, è brutto. Sì, sti cazzi, dai, cazzo. No, una merda, questo negozietto era senza 6.000, un cazzo dai, 6.000, vaffanculo. Beh, abbastanza. Cosa... Oh, scusa, cosa avevi detto? 60.000? Sì, sai sì, quanti dipende. Cazzo di soldi abbiamo fatto? Li ho contati ora con il collega. 12.000. 12.000. Esatto. Ah. Mi ci pulisco il culo, sia io che voi. Ma come 12.000? Giuro. Li ho visti di fronte al mio collega. 12.000. Allora, giuro. Ma è una cosa assurda, non mi è mai successo neanche a me. Non ho mai preso così poco da un mini market. 12.000. Quindi posso darvi 6.000, facciamo metà a metà, raga. Se no veramente, no, che cazzo, vado a mangiare le vacche. Sì, te lo giuro. Guarda, chiamo il mio collega. Collega? Raga, è vero, comunque. Oh, guarda l'altro collega. Non ci tappate, grazie. Vogliono vedere quanti soldi... Cioè... cosa devo alzare le mani? No, vabbè, no. La conferma di quanto abbiamo preso. Faglieli vedere, mostrageli. 2005, vecchio, mostrageli. È un negozio del cazzo, questo. Se lei vuole uscire ad alzare le mani, lei è liberissimo di farlo. No, è che se ho scritto coglioni in faccia io. Guarda, se vuole la perquisisco dal vetro. E se facciamo qualcosa, sta mica mi spara. Cioè, possiamo... No, guardi, no, guardi, guardi, guardi. No, no. 1000, 2000, 3000, con questi 6000, 8000, 10.000, 12.000. E se guardi dentro la borsa... È una merda sto negozietto, è una merda, ok? Cioè, ti do 6.000 dollari, ma lasciami andare, neanche seguitemi, sì, vi prego. Cioè, è una merda. Sembra che abbia soltanto intorno ai 12.000 dollari. Sì, 13. È una merda, signori. Almeno vi diamo la metà, lasciateci andare, per carità di Dio, non ci seguirete per 6.000 dollari, dai. Facciamo 8.000 e facciamo inseguimento. 8.000 e... Senza inseguimento, 8.000 no, senza beh, inseguimento. Beh, boh, raga, io ho sempre fatto allora 50.000 dai minimarket. Nel senso, dovremmo sparare per... No, che senso ha, scusa, vado via con 4.000 dollari, cioè ci pago la benzina, ci mangio... È ridicolo, è così ridicola questa rapina, raga, che ci dovreste far andare via senza manco inseguirci. Dai, consultatevi, fateci sapere cosa volete fare, quanto volete o cosa volete fare, dai. Pedone ha fatto 12.000. Che merda. Abbiamo finito. Siamo fottuti, cosa facciamo? 8.000. 8.000 dollari. Quanto? Dai, facciamo 6.000, così scusami, cosa dividiamo? Posso noi? Scendere a 6.800. Dai, 6.800. Facciamo 6.000, che collega, cazzo. 6.800, siamo pari, dai. Dai, li passi al mio collega. 6.800. Sì, che a che mattonella? 754. Vediamo se riusciamo a far funzionare il piano della fuga. 657, grazie. 600. 657. No, raga, non è vero. Lo stanno facendo per fare roleplay. Eccoli. Ma i noci mi hanno detto che non è vero. Vai, vai. Se no, non potrebbero neanche essere più di noi. Ho gliolato 6.500 quelle merda. Magari non sanno contare. Ma le guadagne facciamo un'altra dopo. Comunque, è mai così puttana, poco guadagnato io. Capita certe volte. Capita. Allora, dai, andate sulla macchina. Noi andiamo. Vieni, vieni. Andate. Inizia l'inseguimento. Anche la moto abbiamo. Ho scoperto che passando da su è meglio. Sussurra. Così non sì, diamo. Sì, tranquillo, tranquillo. C'è con lo zio Dandì, eh. Inizia l'inseguimento, ragazzi. Se mi arrestano per questa rapina... Ti faccio una raglietta. Se mi arrestano per questa rapina... Ah, wesh. Vai, grande. Anche a me, anche a me. Passamela. Ecco. Oh, cazzo. Oh, piano, R, dai. Ok, ok. Abbiamo l'auto davanti. Obiettivo arrivare... Dietro. Io ti guardo dietro, vai tranquillo. Andiamo in città, verso la città.
Sì. E vabbè, raga. Speriamo almeno di riuscire a fuggire. Ma quella moto lì è un problema. Dobbiamo liberarci della moto. Ci segue giù. Lo sai, vero? Ci pensiamo in città. Se si attacca tanto al culo, frena un attimo. Con i cazzi suoi se vola via. Provo. Aspetta, vai tranquillo. No, l'auto è davanti. Oh, comunque mi sa che siamo abbastanza velocini noi, eh? Sì, sì. Fortunatamente sì. Non hanno la macchina quella veloce, quindi forse riusciamo a seminarli tranquillamente. Ciao, Fluvio TV. La moto è abbastanza indietro. Sto facendo un inseguimento, benvenuti. 100 metri. Sembrano lenti, sì. Ottimo. Vediamo se ci raggiungono. Se ci raggiunge la macchina ora, vuol dire che è più veloce della nostra. Ma siccome... Cazzo, mi chiamano tutti a ste ore. Spegni il telefono, spegni il telefono. Sì, è vero, Manuele. Anche a me mi ha sempre dato 50.000, l'avete visto. Oi, anche sì, dai video dammi, di YouTube. Dammi 10 minuti, ok? Sono in una situazione complicata. Ciao a te. Ok. Oh cazzo! La puttana lì! Guarda ora. Ok, la moto è rimasta un po' nel traffico. Ce le abbiamo di nuovo tutte e due. Fanculo. Ah, porca di quella puttana. Cazzo. Dai, dai. Ok, ok. Non so se attueremo il piano della moto. Sì, sì, possiamo farlo. Devi Sto pensando. Guida, guida. Sto pensando. Fai qualche numerino da magia, su. Sei un cazzo di... Dai. Dite che mi ha scammato davvero, raga. E la moto è un po' distante, eh? Sono sceriffi, non sanno queste zone. Vivono a nord loro. Ok. Cosa ti fai il Bennis? Vai sotto il Bennis? Boh, ora vediamo. Potresti fare, guarda, una strada un po' così, tortuosa, te lo dico. Gira il Bennis, vai giù qua, scusa, allo Santos. Oh, a me mi sembrano anche due babbi questi. Secondo me scendiamo, cazzo, e li spariamo, cazzo. No, 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 no. Dai. Non ho voglia di andare per tentato omicidio per 6.000, 4.000 dollari, eh. Dai, ciao, bello. Cazzo. Vai, 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 veloce. Cazzo di ferrovia di merda. Passando un'ora mi schiaccio. No, vai, 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 vai. Non va la macchina qui, devo andare piano. Che puttana. Vai, 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 vai. Aspetta, tranquillo. Cosa cazzo stai facendo? Li voglio fregare facendogli pensare che voglio fare una cosa e invece ne faccio un'altra. E la moto è bella distante. Arrivano più, aia. L'altro lato. Asco, la facciamo moto. Così. Usiamo la tecnica. No, dai, non voglio sparare, forza. Non è no, 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 la tecnica cazzo. Della moto. Esatto, però devi prenderti un po' di margine. Quindi ci provo, vediamo. Cerco di seminarli lì, in quella zona, e poi salgo al piano di su. Ti conviene fare più zona groove qua. Aspetta, qua, prima facciamo che controlliamo se c'è la moto ancora. Ma lo capiranno, No, non lo capisco. Cerco di non farglielo capire. Certo non mi fermo lì a guardare. Scusate, devo guardare se c'è la moto. Boh, mi sembra di sì. È chiusa o aperta? No, è un problema se è chiusa.
È sotto? L'apro. Okay. Ok. Ecco, ora in teoria avremo il margine. Dopo. Non adesso, ma vediamo. Guarda. C'è ancora? Ok, sì. Sì, c'è. Allora, ora cerco di seminare in un qualche modo in queste strade qua. Andiamo al piano di su. Esatto, poi blocca l'entrata delle scale con quest'auto. Il problema è che tu devi scendere. Vai tranquillo, zio Dandì, è uno scalatore, guidi auto. Ci abbiamo proprio dietro il culo, aia, porca di quella troia. La macchina sta continuando ad andare. Fermatevi. Manco se mi paghi. Tu non sai chi sono io, tu non lo sai. Devo lavorare io per voi, Spirri. Basta. Ora Rich accelera. Ok, ora. Ora Rich accelera. Diamoci dentro. Ma questo non pensante del cazzo. Fai un ghigno. Tirai fuori il dito. Oh, guarda che quel dito lì dopo ce lo tirano fuori loro se non riesci a seminarli, Ave Maria, piena di grazie, Signore, con te. Cazzo, ho sbagliato strada. Forza, oh, mi raccomando, apri la moto, sopra. Ok. Così, no. Sì, vai, okay. Vai. Pronto? Pronti. Frena però, sennò. Dai. Cazzo, l'hanno tesserato a lui. E io me ne devo andare. Che cazzo, rimango qua come un coglione. Sparo, raga. Oh cazzo. Non voglio finirla in carcere. Sono in due, raga. Sono in due. No. Raga, l'hanno tesera. Cazzo, mi stanno sparando. Porca puttana. Aspetta, non posso girarmi ora. Non so manco dove sono. Sarei svantaggiato. Qua bisogna ragionare. Se no la finisco secco. Se vado ad impulso mi fanno il culo. Me ne vado. Dandy l'ha finita male. Sì, mi prenderete mai con la mia cazzo di moto. Sì, certo. Anzi, vi dirò. Bevo anche una bottiglietta d'acqua, cazzo. Vabbè, fa niente, raga, se sto urlando. Sto parlando solo con voi. Raga, io se sono in sella alla mia moto mi sento al sicuro, non è un problema. Posso stare anche con la maschera, con gli stessi vestiti. Sto ancora girando qua perché vorrei provare a salvarlo. Però, boh. Eccole. Sono lì. Raga, che dite, me ne vado? Non posso affrontarli. Che ansia. Guarda che bevo.
Prova a salvarlo. Non so dove sono i due sbirri. Cioè, ce n'è uno che fa avanti e indietro. Aspetta, facciamo una cosa. Salgo su. Come cazzo si sale su da qua? No, ma infatti non è che sto rischiando ma con coscienza. Da lontano spio. Ma infatti è una iperinculata questa cosa che è successa, raga. Go, 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 go! Non c'è più nessuno. L'hanno già ingabbiato. Raga, non so se avete visto cosa è successo. Io non sono stato infame. Stavamo per salire in moto. Sono salito io. Lui non ha fatto in tempo a salire. Era a due passi dietro di me perché l'hanno taserato. E io mica sono rimasto lì come un coglione. Ho accelerato e mi sono spostato. E potevo fare solo così. Poi dopo ho provato a ritornare indietro per vedere se potevo sparare. Ma boh, non so se ne sarebbe valsa la pena. Sì, l'hanno taserato. Come i bodyguard di Fedez con me. L'avete visto il video con Fedez? Ok, adesso posso tirarmi la maschera. E il borsone. No, che cazzo ho fatto? E me ne vado in centrale taxi, va. Facciamo, torniamo a una vita normale. Ma dite che mi davvero mi voleva inculare? Allora, io non ho mai sentito che dai minimarket si guadagna 12.000. Magari è una nuova regola del server. Io ho sempre preso 50.000. Quindi o mi voleva scammare davvero lui. Sì, no, 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 raga, non ce l'ho io i soldi, ce l'aveva lui. Niente, ho fatto una volevata alla rapina. Ho fatto la rapina. È andata male, però l'ho fatta. Però comunque, raga, mi sono salvato, non mi hanno arrestato. Quindi comunque può essere anche una missione compiuta. Quindi... Scusate, ma la devo sfoggiare. Vabbè. Poi vediamo che fine ha fatto. Ora vado a prendere il taxi. Facciamo un giretti, un paio di girettini così easy in taxi. Oh, speriamo che non faccia la spia, che non dica, che non parli di me. Vabbè, non hanno prove. Che cazzo vogliono? Che prove hanno? Per dire che... Cioè, anche se lui dice che sono io posso dire che mi sta infamando. O no? Hai preso 40k. Ma infatti... Pippo Baut, è quello che stavo dicendo. Se lo dice... non hanno le prove per dimostrarlo. Manco lui ha le prove. Quindi io posso dire, non è vero, mi sta infamando. Datemi le prove. Nessuno ci avrebbe le prove, quindi... Ancora. Comunque, questa cosa del taxi è figa, perché vedete, ho la doppia personalità. Oh, cazzo, c'ho ancora la pistola in mano. Vado, mi cambio i vestiti e divento una persona brava, cortese, legale.
Ecco qua. Con un buco nel petto. Annuncio taxi. C'è Critch? C'è qualcuno? Sì, ci sono io, ma sono a Piper, eh. Ok. Tu spiace, eh? C'è per... Raga, non c'è tempo per fare un'altra rapina. Domani. Sì, comunque alla fine da solo. A me... Perché sono solitario nella vita? Perché le cose da solo escono meglio. Quando ci sono più teste, più persone... È sempre un problema riuscire a gestire più persone contemporaneamente. Mi trovo meglio a farle da solo le rapine, onestamente. Boh, verso le 11 e un quarto. 11 e mezza esagerando. Ora vediamo se c'è qualcosa da fare. Guarda, in spiaggia Vespucci per fare una super festa. Tema? C'è una festa, raga. Pagine gialle. Tema blu e purple. No, che due coglioni. Mi devo comprare l'abbigliamento. Non ne voglio. Iscrivetevi alla sfilata. Ah, no. Non devo sfilare. Oh, possiamo andare a vedere? Magari c'è qualche cliente. Let's go! Vi ricordo, raga, di seguirmi tutti quanti su Instagram. È il mio profilo personale, quello lì. Però diciamo che lo uso per parlare un po' di tutto, tra cui il mondo Rich Stream. Quindi se siete su Instagram... seguitemi. Ah, poi ricordo i nuovi arrivati che sto cercando un moderatore. Non so se sta uscendo l'annuncio. Spero di sì. Dove cazzo sto andando? Ma qua è il Piper. Sto cercando dei moderatori. Quindi compilate il form. Punto esclamativo moderatore. E avrete più info riguardo ciò. Ma il Piper non c'è un cazzo. Bahamas Piper. Allora al Bahamas. Che cazzo c'entra il Piper? Lo fanno al Bahamas, ma è una cosa del Piper. Bravo Alex. Magari sarei tra i prescelti. In quanti siete che hanno... Vabbè, non me lo potresti dire, poi lo devo controllare io. Rich.magia. Guarda, ti faccio uscire il bannerino. Il mio cognome si scrive un po' strano. Grazie Elizona Elizonta per il follow. Grazie Not Ninja. Pensavo che stavi per dire il contrario. Grazie, mi fa piacere. Io cerco di essere me stesso. Posso piacere o non piacere. Come tutti, d'altronde. No, social. Punto esclamativo social. Il numero di iscritti è privato. Ancora non ve lo dico. Non sono tanti, ma neanche pochi. Quando raggiungo un numero che voglio io, facciamo festa. Ancora lo voglio tenere privato, non voglio influire le persone. Ah, ma per... scusate, ma qua sto sbagliando. La festa non è ancora iniziata, quindi per quello non c'è un cazzo di nessuno. Ore 22... Ah, mercoledì 12, ore 22:30. E oggi che cazzo è? C'è nessuno. Cazzo. Oh, ma la festa dov'è?
Ivano? RTX 2070, possibile. C'è un voto di memoria. O 3070. No, 3070 forse. Raga, trovate il mio setup facendo punto esclamativo Amazon. Vi apparirà un link col mio shop Amazon. E lì c'è la categoria il mio setup e leggete la descrizione, lì ho schiaffato tutte le caratteristiche del mio computer. Non pensate. E poi ci ho messo anche altri prodotti bellini, interessanti e utili. Quindi se volete, vi interessano, acquistate da lì. Io guadagnerò una percentuale, ma questa non influirà sul prezzo di acquisto, insomma. Cioè, sia che comprate da me o comprate direttamente dal produttore Amazon, il prezzo del prodotto è uguale. Quindi se volete supportare e acquistare qualcosa, acquistatela direttamente dal mio shop, che è quello che trovate infatti qua in chat. Grazie Albo. Scorpioni, sfortunatamente non sono un vero esperto di hardware, non sono di quegli ascimmiati che conoscono l'ultimo modello, l'ultima cosa, l'ultima scheda grafica, ne capisco poco di quella roba. Quindi no, non sto dietro a queste cose qua. So solamente che, insomma, il mio computer è abbastanza potente, me lo sono fatto assemblare su misura, in base a quello che mi serviva. Sì, sì, è normale, perché se vuoi puoi modificare quello che hai scritto e, insomma, modificare quello che hai scritto. Micchia, raga, sono fuso, troppa concentrazione, scappare dagli sbirri. Chissà Dandy. Mi sa che vado in centrale a vedere se l'hanno arrestato, dove lo trovo. O forse l'hanno già scarcerato. Andiamo in carcere. Ok, allora io ho la 370. Sì, li ho dei culotti, cazzo. Ma vedrete, appena si entra in fazione facciamo le cose fighe, eh. Ora sono un po' così, allo sbando, avete visto, tutto fatto male. Ma poi in fazione si fanno le cose fighe. E la madonna, ma questa è una guida sulle schede video. Grazie. Vabbè. Col tempo, magari quando avrai un lavoro e tutto quanto, ti potrai anche permettere di fare l'upgrade piano piano e ti fai la tua postazione. Anch'io quando... Ora non so quanti anni hai, però fino a qualche anno fa, quando magari studiavo robe così, avevo dei portatili del cazzo. Poi quando ho iniziato a lavorare tutto quanto, ho iniziato ad avere un po' più di soldi, ho deciso di dedicare una spesa per comprarmi un bel fisso, dato che col portatile mi sentivo sempre limitato. E da lì è nato tutto il mondo. Cioè, facevo già roba tipo di video editing, grafica digitale e tutto quanto. Però diciamo che poi questo è stato a spronarmi per poi aprire anche il canale YouTube. Io il canale YouTube l'ho aperto subito una settimana dopo, due settimane dopo che mi sono comprato il computer che ho adesso, perché sapevo che avrei potuto fare tante belle cose. Emanuele, non è che mi è brutto, non mi metto a dire quanti soldi ho in banca, dici su GTA. Se lo dici così sembra che me li stai chiedendo una vita reale. Io sto parlando della mia vita reale ora. In banca ho qui 267.000.
fatti all'inizio, nei video delle rapine, tutti quei video che avete visto su YouTube, accumulate i soldi e poi ho iniziato a fare il tassista. Anzi, in realtà sono entrato anche in una sorta di fazione, ma siamo durati pochissimo. E quei video non ve li ho portati perché erano molto confusionari. Quel lato di me non ve l'ho fatto vedere su Impero. Avete visto subito il passaggio da me in solitaria che faccio rapine varie e basta. Oh. C'è un cazzo di nessuno. Sì, diciamo di sì, per farla semplice, mi occupo di grafica e web marketing. Lavoro per un'azienda e poi in più seguo anche dei clienti privati. Non tanti perché non ho tempo. Infatti anche voi quando mi chiedete, porta più video, Rich, porta più video, non riesco perché non ho tempo. Oh, aspetta. Ehi, scusa. Amico, bella, ascolta, ciao. Per caso stai uscendo dal carcere o sei un poliziotto? No, sto uscendo dal carcere. Ma per caso avevi un compagno di cella che si chiamava Zio Dandy? No, bro, mi dispiace. Ah, ok. No, vabbè. mi dispiace tanto. Ho ingabbiato mio amico, va bene. Qua, cazzo, bro, mi dispiace. Vabbè. Detto ciò, hai bisogno di un passaggio, sono il tassista, costa poco. Prezzi leggeri, spostamenti veloci. Andiamo. Solamente $150 al chilometro, quindi se devi andare in città spenderai meno di $1000 più o meno. Sì, eh. O leggermente più, comunque non più di 1200, una cosa del genere. Ok, ti do un punto, ok? Sì, vai. Ah, qua devo andare, ok. Allora, aspetta. Ma è vicino, non lo sapevo, scusami. Chissà come mai è più vicino. Oh, un attimo che mi stanno chiamando. Tranquillo. Oh, brutto bastardo, mi hai lasciato lì a piedi. Mi hai lasciato lì, ti hanno taserato. Che cazzo devo farmi, taserare anch'io? Sono riuscito a scappare, non ti preoccupare come... Ma come allora, sei riuscito a scappare? Ma stai scherzando? Sono un mago. Guarda che io sono rimasto lì in zona a guardare cosa stava succedendo. Mi hanno anche sparato. Però non volevo intromettermi troppo perché stavo rischiando veramente il culo. Sì, mi hai lasciato lì, mi hai abbandonato. Ti non ho visto, sai, davanti serato mi ero alzato. Avevo anche alzato, ti stavo venendo incontro e sei scappato, maledetto. Io ho accelerato perché sennò avrebbe taserato anche a me. A quel punto, ciao proprio, cazzo. Va bene, va bene, io ce l'ho fatta. Sono corso a piedi, insomma, sono un atleta io. Vabbè, aspetti, chiamo fra poco che ho accompagnato un cliente. Aspetta che parliamo. Aspetta, ecco, okay. Scusami, è successo figura, casino. Allora, sì, aspetta che ci allontaniamo, ok? Sì, un attimo ragazzi. $200. Ok, sono $200. Prego. Fatto la fattura? Sì, dovresti vederla fra poco. Ok, l'aspetto. 200, perfetto. Ok, grazie mille, quando ti serve il taxi mi raccomando ricordati che, come vedi, prezzi leggeri, spostamenti veloci, ciao. Ciao. Mica, lo sapevo che mi incolpava, che me ne ero andato, è il classico. Oh, ecco quello che mi ha abbandonato. Ascolta, raccontami... Allora, ce l'ho fatta, ho tutto. Aspetta, videochiamami. Ho tutto, mi ha teserato, poi, insomma, ero un po' elettrizzato ancora. Lui è tornato. Mi senti? Un attimo. Oh. Premi muscolo L. Sì, ci sono, scusa. Dimmi. Un attimo. Che cazzo è? Niente, sono scappato, cazzo. Ma scusa, tu ti accorgevi che loro sparavano ad un certo punto? Li hai sentiti sparare? Sì, ma sparavano a te. Esatto, esattamente. Io sono scattaiolato dentro l'aeroporto tra varie valigie. Come mi sono nascosto. Cosa hai fatto? Minchia, vabbè, meglio così. Mago, zio. Sai dov'ero io ora? In carcere aspettando la tua uscita. Ma sei bravo, non hai capito niente della tua zirandese. Vabbè, vale, sono contento. Vai in carcere. Dai, quindi è tutto, è il malloppo. Sì, esatto, però dato che mi hai lasciato lì. Vabbè, ho capito, volevi la scusa per tenertela, va bene. Esatto. Non faremo più rapine assieme perché tu ti fai taserare e poi non dividi neanche il bottino. Ah, io mi faccio taserare. Io non abbandono mai gli altri. Sì, vabbè, la mi classica cosa. Lì come un cane in mezzo alla strada. Io ho dopo aspettato. Il mio super piano diabolico perfetto era. Dai, non dire puttanate. Non doveva taserarti quello, cazzo. Sei rimasto indietro.
Sono rimasto. Allora, io non sono il classico tipo. Tipo, mori tu, muoio anch'io. Un cazzo. Cioè, nel senso, se vedo che sono in brutte acque. Guarda, zio Randino, lo fermi con un taser. Okay? Non lo sapevo che eri fatto d'acciaio. In realtà, non è che ho fatto in tempo a guardare esattamente dietro. Ma sicuramente ero sicuro che eri a terra quando io sono salito sulla moto per andarmene, capisci? Sì, no, ero a terra, poi il tipo non so che cazzo. Sai, lui, sai che il tipo cosa avrebbe fatto? Dopo aver sceso a terra, avrebbe sparato anche a me e sarei caduto dalla moto. A quel punto ci avrebbe tirato fuori la pistola, puntati tutti e due arrestati. Ovvio, ma magari non ce la faceva, diciamo, vabbè, comunque è io nel bene, dubbio dai, me ne sono andato. Dai, va bene, meglio così, dai. Ascolta, bene, ci aggiorni, non so che dove cazzo sei tu, ok? Nel deserto. Però bisogna organizzarsi meglio, se no non voglio rimanere indietro ancora una volta. Infatti, sì. Il problema è che c'era la moto, se no ce l'avremmo fatta tranquillamente. Ma veramente hai fatto 12.000? È un po' una merda. O mi stai prendendo per il culo? Cosa? Hai fatto veramente 12.000? Sì, ti dico di sì. Ma perché cazzo sono così pochi? Ma io non lo so, si vede che quel negozietto di merda non ci va nessuno in quella città del cazzo di Paletto. Boh, vabbè. Dobbiamo farle qui in città. Vabbè, ci aggiorniamo. Dai, bella, ciao. Raga. Non me ne ha fatto un cazzo la refurtiva. Sono veramente 6.000 sporchi, non me ne frega un cazzo veramente. Sapete puliti quanti sono 6.000 alla fine dei conti? 30% di 6.000 quant'è? Comunque è poco. 1.000? No vabbè, proprio 1.000 no, però saranno pochissimi. Quindi non me ne frega un cazzo, però insomma è stato un pochettino scorretto secondo me. Anche se dice che lo sono stato io. Tutti sono bravi a dire, ad accusare. Poi quando si trovano nelle situazioni, si cagano addosso tutti. Chiunque avrebbe fatto come me. No, vabbè, questo Dandy è simpatico, sì. Ha un po' questo modo di fare, è un po' truffaldino. Però è divertente, nel senso... Non gli manca la parola, capite? Quindi sto con lui perché parliamo. Spesso mi capita di stare con gente che sta muta. Non mi diverte. Malandrino. Più o meno sì. Ti rimane il 30% se hai il contatto giusto. Ti lasciano il 30% se hai il contatto giusto. Che cazzo. Non mi ha visto nessuno, raga, va bene, posso andare. Power game. Ciao, trombone. Ringrazio tutti i sopravvissuti di questa live. Io sono molto stanco. Ora andiamo a parcheggiare il taxi. A meno che succeda qualcosa nel frattempo che mi trattenga. Tipo questo che crepa schiacciato dalla macchina. Guardate tutti. Fa il ghigno. Sei zio Dandy è qui. Come cazzo? Cioè che c'è stato il fratello. Ma chi? Oh, sei un tassista qui. Vai a bere. Che cazzo vuoi? Ma che ti cacchio? Cioè non l'ho manco cagato a questo. Andiamo a parlarci. Come cazzo guidi? Ma che cazzo vuole? Ha creato un ingorgo che si vede anche da qua. E dice a me. Bravo malandrino, cazzo. Ma io vi giuro, mi ribolle il sangue quando la gente fa queste uscite. Ma io non capisco. Non capisco. Ipocriti proprio. Pele. Anonimo. Pele. Salve. Pronto? Oh, ciao. Chi sei? Diciamo che ho ricavato il suo contatto tramite una mia conoscenza. Ok. Sì, mi dica. Questo contatto le posso dire che non fa il giro della bella vita. Fantastico. Ok. E sul suo telefono c'erano presenti pochi contatti. Ma comunque erano presenti. Uno di sì? questi. Dimmi tutto. Era lei, Rich Stream. Giusto? Sì, sono io, dimmi tutto.
Cosa ti serve? Niente, semplicemente voglio accertarmi che tu lavori con... Okay. Comunque in un brutto giro, assieme a questo ragazzo. Oh, assolutamente. Confermi? No, sono un tassista. Diciamo, me l'ha detto, so dove lavori, suo nome e cognome. Esatto. Quindi ti converrebbe dire la verità. No, no, non faccio un cazzo di altro, onestamente. Ok. Beh, diciamo che ho fatto cose in passato, però ora non faccio niente. Posso dirti che se ti arriva una proposta di un ragazzo, accettala. Oltre che il farti guadagnare bene, potrebbe tornarti utile. Interessante. Ah, così ha chiuso proprio. Raga, imprevisto, vedete che ci sono gli imprevisti. Da chi l'ha preso il numero? Cosa vuole propormi? Però questa gente che fanno troppi grossi lo stesso mi stanno sul cazzo, nel senso, in roleplay io ho comunque un background di robe, cioè Yakuza, questo, quest'altro, qua stavo con i Narcos, cioè che cazzo chiami così a fare il minaccioso? Porta rispetto a Rich Stream, cazzo. Comunque, vediamo cosa succede. E io non so da cosa ha avuto il mio numero. Però vabbè che il mio numero lo uso per il taxi anche. Sì, ma vabbè raga, stasera non faccio succedere niente di ciò. Ora fra poco chiudo gli occhi. Cioè proprio sta sto anche girando a casa. Volevo andare a appoggiare il taxi. Non lo so, domani ne vedremo delle belle allora. Questa gente strana che mi contatta. Che cazzo è brutto giro? Ma quando mai è brutto giro? La cosa... Tipo sono 3 settimane che non faccio una minchia, faccio solo il tassista. Oggi ho fatto una mezza rapina del cazzo e serve questo il brutto giro? What? Sa che è stato informato male il tizio. Ciao, Matt Sam. Per andare Edoardo a raccogliere storie comunque serve la vedetta, serve organizzazione anche lì, se vai solo ti fanno cazzo. Non è problema. Ok. Nutriamoci. Raga, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, 9, 23, 23 un quarto. Infatti siamo anche in orario di staccare perché ho il cervello fuso. Oggi ho fatto tipo, 13 ore di computer. Non proprio di fila, però. Questa è la sede dei tassisti per i nuovi arrivati. Bravo Ryzen, vedo che hai capito il regolamento. Probabilmente sì. Ma non so dirti quando. Perché ora sono qua. Come vedete, succedono varie cose. Ne dovranno ancora succedere. Quindi non ti so dire se tornerò. Cosa succede quindi in chat? Bravo Alex, può essere. Sì, Malandrino è in quell'altro server. Però raga, vi chiedo di non fare nomi di server, perché può essere, magari non in questo momento, ma in futuro debba dedicare i miei stream al server dove gioco. Quindi sono su Impero ora. Potete parlare di altri server senza fare nomi. Se Impero non vi piace, potete dire che non vi piace. Però non citate altri server, preferibilmente. No, Martino, poi l'hanno riaperto. Ciao, Scorpion. Ti aspetto domani, se vuoi. Ci sarò, ultimo giorno della settimana, poi si riprende lunedì. Le stream. Grazie a tutti ragazzi. Boh, mi sembra. Vediamo ora per curiosità quanti hanno compilato il form per il moderatore.
Porca troia. Devo scegliere fra 23 persone. Ciao bello. Scusami, sono tra i miei pensieri, fra poco chiudo gli occhi. Ci si vede domani. C'è okay, il servizio che di te, eh. Cosa? Esco dal servizio, ci chiudi te. No, oh, chiudi già. Ah, perché se esco non mi fa chiudere. Va bene, sì, tanto io mi chiudo dentro, vai. Dormo qua stanotte. Il problema è che dopo non riesco a riprire domani. Mi sa che è meglio che rimango al servizio, però... Allora, problema, ti conviene fare così, vieni. Siccome entri in servizio da qua, timbri il cartellino da qua... Sì. Il problema è che se tu ora esci dal servizio, esci fuori e poi domani trovi chiuso, non puoi timbrare il cartellino. Quindi l'ideale sarebbe che chiudi gli occhi dentro, qua. Che chiudi gli occhi in servizio qua dentro. Ok, però se volessi andare a fare altre cose, no? Vai a fare altre cose, poi prima di chiudere gli occhi torni qua e chiudi gli occhi qua, dentro, dove sono io ora. Cioè proprio qua dentro, dove siamo adesso. Se no, domani se vuoi lavorare non c'è nessuno, ti trovi chiuso fuori e non puoi timbrare il cartellino perché giustamente l'hanno messo qua e poi capisci. Ma potevano metterlo anche fuori il cartellino. Ma infatti sì, sono dei un po' cuglionetti, vabbè. O magari un po' più vicino qua con un buco nel vetro. Vabbè, questo è... Dai, ci vabbè, sentiamo. Vabbè, ci si vede, allora rimango qua. Bella. Allora, raga, dicevamo...
Raga, mi sa che per stasera chiudiamo qui. È stato bellissimo come prima live. Spero anche per voi. Ho cercato di divertirmi, come al solito, in maniera naturale. E niente, domani continuiamo, vediamo cosa succede. Avete visto che stasera è successo qualcosa di strano. Mi ha chiamato questo numero sconosciuto che mi minacciava. Che cazzo sei? Quindi scopriremo chi è. E niente, quindi boh, poi vediamo. Vediamo cosa succede. Poi dalla prossima settimana, da lunedì, probabilmente farò roba con una fazione. Proprio entrerò ufficialmente in una fazione. A meno che non mi killano prima, così qua. Che poi, vabbè, non penso mi possano permadettare, quindi niente. E niente. Grazie Malandrino. Raga, ricordatevi di seguire Malandrino. Anche lui gioca a GTA. Anche a Typical. Spammo principalmente a loro perché li conosco bene di persona e quindi spammo. Poi voi raga non so cosa fate. Poi in privato magari se avete canali e robe così mandatemi, li guardo e poi non mi costa niente a me spammare persone. Cioè. Boh, non so se mandarla a quel paese, quello lì, Mazzem. Boh, vediamo. Voglio vedere che cazzo vuole. Io di tanto gli dico la pura verità. Non ho niente da nascondere, cioè. Se mi rapisce, mi dice, parla, dimmi tutto quello che sai. Che cazzo gli dico? Che facevo, coltivavo in un posto, processavo in un altro posto, conoscevo persone che sono sparite, non so più, non ho il numero di telefono, non so più niente. Che faccio rapine, e beh, che cazzo vuoi ricavare? Prendo la persona sbagliata. Grazie Malandrino, sì, accetto consigli. Grazie Nicolas, Maiculin, Elizonta, Luca Gamer per gli ultimi follow. Ciao Criciala, mi devi spiegare come si pronuncia il tuo nome però. E niente. Chiudo GTA. Che cazzo devo fare prima di chiudere? Non devo fare niente. No, non devo fare niente. Chiudiamo. Bene ragazzi, in perfetto orario, io avevo messo come fine le 11:15, mi sono trattenuto poco più. E a domani sera alle 9, ciao a tutti. Termino la diretta ora.